Il carcinoma della mammella è la neoplasia maligna del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati. La mortalità è in costante calo grazie alle nuove metodologie di screening della popolazione, all'affinamento delle tecniche chirurgiche e radioterapiche e al progresso nel campo dei farmaci antitumorali. Di questo si è discusso nei due giorni, venerdì 31 e sabato 1 giugno, nel congresso medico Gestione integrata del carcinoma mammario che si è svolto all'Hotel Gli Dei a Pozzuoli. Ad intervenire medici specialisti dell'ASL Napoli 2 Nord, dell'Università ed esperti della materia in Campania. Organizzatrice dell'evento scientifico è la dottoressa Agata Pisano, direttore dell'unità operativa complessa oncoematologica dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dottoressa Agata Pisano, organizzatrice di questo congresso medico a Pozzuoli, perché a Pozzuoli un congresso sul carcinoma mammario? Noi lavoriamo nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, io e il mio team ci interessiamo prevalentemente di carcinoma mammario, sappiamo che questa patologia ha un grande impatto sociale perché circa 40.000 casi nuovi all'anno, in incidenza è veramente in aumento, ma la terapia ha fatto passi da gigante, per cui le tre rivoluzioni, la rivoluzione del DNA, la rivoluzione delle indagini diagnostiche, la rivoluzione etica, perché a fianco alle migliori cure per la paziente dobbiamo sicuramente rispettare il percorso di umanizzazione, perché anima e corpo non possono essere divisi, per cui l'oncologo deve prendersi in cura globalmente il paziente e portarlo attraverso, diciamo, delle tecniche che possiamo sviluppare al di fuori di ambienti tecnologici, come facciamo ogni anno ormai da diverso tempo, per far sì che migliori la risposta terapeutica e ci sarà successivamente un'alleanza terapeutica. Quanto è importante l'umanizzazione nella terapia? L'umanizzazione della terapia è determinante, in quanto sono stati fatti tanti studi e si è visto che anima e corpo non possono essere divisi, per cui l'approccio con il medico deve essere fondamentale affinché si ottenga un'alleanza terapeutica e quindi ci sia una buona risposta, un'adesione alla terapia, la possibilità che il paziente abbia come punto di riferimento il medico che ha una presa in carico globale del paziente. La morte sfida è la nostra dignità, la forza della vita e non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi lo offende, continuamente la vita. Nel corso della due giorni sono intervenute le pazienti in cura o che hanno superato la malattia. Tra le stesse pazienti e i medici si è avuto un momento di incontro e scambio di informazioni. Chiunque avrebbe avuto un panico e smarrimento nel proprio percorso. E in effetti così è stato inizialmente per me. Premiati i volontari dell'Associazione Santa Elisabetta che svolgono attività all'interno del nosocomio di Pozzuoli. L'evento è stato promosso per discutere delle innovazioni nel mondo della tecnica con gli esperti del settore. In effetti questo studio a me ricorda un poco tutto quello che poi si è sviluppato con gli studi sulle cellule tumorali circolanti, no? In cui i cut-off di sotto di 5 erano già dei fattori che potevano in qualche modo indicarci se un tipo di tumore poteva rispondere oppure no a trattamenti, anche quando tutto sembrava abbastanza chiaro. Se le prognosi sono così differenti, devo veramente valutare con oculatezza se devo usare una chemioterapia o una terapia ormonale, se devo usare una terapia più aggressiva o meno aggressiva. Di 67 del 20, 22, 25% se una paziente è molto meno responsiva ci rientriamo sempre su un'ormonoterapia. È ovvio che se ci troviamo di fronte a una paziente con un KIT67 del 40-45%, diciamo lì diamo una chemioendocrino.
Dottor Roberto Mabilia del The Hospital dell'ospedale di Ischia, che fa parte dell'ASL Napoli 2 Nord, quali trattamenti oncologici più diffusi e quelli più innovativi? Allora, oggi abbiamo avuto nel corso di queste giornate ulteriori informazioni sulle possibilità terapeutiche del tumore della mammella, che sono sempre più importanti e che sono opzioni che tendono sempre di più a raggiungere la piena guarigione. Ovviamente, prima ancora di parlare di questi argomenti, mi preme sempre sottolineare che la prima cura è la diagnosi precoce, la prevenzione, quindi l'invito alle donne che ci ascoltano è quello di sottoporsi costantemente ai controlli, in particolare alla mammografia, massimo ogni 2 anni, che consente, laddove ci sia la sfortuna di ammalarsi, ma di fare una diagnosi precoce, per cui, come dire, tutti questi trattamenti potrebbero non essere necessari e che è la cosa migliore. Oggi noi però sappiamo che il tumore della mammella ha tutta una serie di fattori che ci danno una, come dire, carta d'identità molto più specifica della malattia e che ci consentono di adeguare le terapie, siano esse chemioterapie, siano esse terapie ormonali o entrambi, in modo quasi personalizzato. Tanto è vero che oggi noi parliamo di terapie target, cioè terapie a bersaglio, perché abbiamo questa carta d'identità del tumore molto molto diciamo incisiva, che ci consente di fare le migliori terapie possibili alle donne che sfortunatamente si ammalano di questa malattia. L'ASL Napoli 2 Nord comprende il territorio flegreo, le isole e l'area giulianese, e quest'ultimo è un'area su cui grava l'allarmante presenza di rifiuti tossici ed ecoballe. Esiste un nesso tra incidenza tumorale tra la popolazione e la presenza di questi rifiuti? Dunque, allora, sicuramente esiste una relazione, può esistere una relazione causa-effetto tra smaltimento di rifiuti e incidenza di patologie neoplastiche, ma questa, diciamo, relazione non è stata dimostrata al momento da nessun studio epidemiologico. Tuttavia, la sola presunzione che vi sia una correlazione tra, appunto, causa-effetto, tra smaltimento di rifiuti e quindi contaminazione ambientale e insorgenza di malattie neoplastiche, induce ad una politica del territorio che eviti o consenta di smaltire i rifiuti in maniera, appunto, appropriata. Professor Claudio Colonnese, docente dell'Università La Sapienza di Roma e medico al Policlinico Umberto I della Capitale. Quali sono le tecniche innovative nel settore della diagnosi nelle metastasi cerebrali? La metodica innovativa principale della quale mi occupo io come neuroradiologo è essenzialmente la risonanza magnetica. Non sono con gli studi morfologici convenzionali, tradizionali, che si possono fare, diciamo, relativamente in maniera routinaria, ma soprattutto quello che sono le ultime metodiche particolarmente innovative per studiare non solamente la lesione dal punto di vista morfologico, ma anche dal punto di vista strutturale, comprendendone le modificazioni cliniche e chimiche, comprendendo anche il grado di vascolarizzazione non solo della lesione, ma anche del tessuto che la lesione circonda. Perché è lì che si fanno criteri di diagnosi differenziali fra i vari tipi di neoplasie, soprattutto la diagnosi differenziale se è una neoplasia secondaria, cioè una metastasi, o un tumore che originariamente nasce nel sistema nervoso centrale. Quali le speranze per i pazienti? La speranza del paziente è innanzitutto la diagnosi precoce, quindi la diagnosi precoce è quella che consente precocemente di fare qualsiasi tipo di trattamento e quindi di migliorare la prevenzione e migliorare comunque il cammino a lungo percorso dei nostri malati. Presente anche la professoressa Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli, che si è soffermata sulle innovazioni e i traguardi scientifici per la lotta ai tumori. Il mondo scientifico sta sperimentando anche nuove tecnologie per la prevenzione. Ci sono per esempio le analisi predittive, che adesso possono far comprendere se esiste una mutazione genetica che predispone al carcinoma mammario, ma molto possono fare anche le singole cittadine in questo caso, ovvero prevenire tutti quei fattori di rischio come l'obesità, per esempio, come la dieta troppo ricca di grassi, il fumo di sigaretta, la eccessiva esposizione
a farmaci ormonali che possono sicuramente aiutare nella prevenzione del cancro mammario. Per il resto anche un'attenzione con la effettuazione di un'ecografia ogni 3 anni, anche in età inferiore ai 50, e poi l'effettuazione della mammografia ogni 2 anni possono, soprattutto nei soggetti a rischio, far evidenziare le lesioni in uno stadio precoce, in modo da poter intervenire e riportare la situazione allo stadio precedente. Le statistiche cosa ci dicono? I numeri sugli ammalati, soprattutto in regione Campania? Beh, purtroppo il carcinoma mammario rappresenta tra le più importanti cause di morte attualmente della donna e di patologia. Il dato più negativo è che si è anticipata all'età. Però il dato più confortante è che diminuiscono i casi di mortalità, quindi significa che ci sono strumenti che, quando vengono presi in tempo i casi, possono far ritornare la paziente, il soggetto, a uno stadio di non malattia, quindi recuperare. Ospite del congresso è stato l'onorevole Aldo Patriciello, deputato europeo, che ha illustrato le novità europee nel settore della sanità. Ma la sanità comincia a essere uno dei temi, dei pilastri della strategia europea. Il prossimo anno parte il programma Horizon 2020, la nuova strategia sulla ricerca, e la sanità è al centro di questa tematica. Ci sono risorse importanti, chiaramente nella logica della prevenzione, perché la prevenzione è lo strumento necessario, essenziale, non soltanto per la cura, ma sul piano sociale. La prevenzione aiuta soprattutto in alcune tematiche a scongiurare poi l'avvenire della malattia. Allora, su questi pilastri l'Europa sta cercando di dialogare sempre di più con i paesi membri per far capire che bisogna parlare tutti nella stessa lingua, cioè, ossia, non tante sanità. Oggi in Italia assistiamo che ogni regione ha un tipo di sanità. Immaginiamo a livello europeo che cosa può significare. Con la direttiva che andrà in vigore a luglio 2013 si vuole una sanità che guardi all'Europa e soprattutto che faccia gli interessi dei cittadini e degli utenti. Questa è la strategia europea e su questo noi, come Mezzogiorno e come Paese, dobbiamo adeguarci. E una delle novità è proprio la possibilità per il paziente di spostarsi all'interno degli Stati membri dell'Unione. Certo, è una grande conquista. L'Europa, con questa direttiva che entra in vigore adesso, liberalizza la circolazione dei pazienti nei 27 paesi. Questo significa che ognuno di noi potrà curarsi dove vuole, quando vuole, senza alcuna limitazione. È una conquista democratica, oltre che una conquista importante per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Ha dichiarato la dottoressa Agata Pisano, responsabile scientifico del congresso al termine della 2 giorni, qui intervistata dal nostro Ciro Biondi. Ci avviamo oggi alla conclusione dei lavori di queste 2 giornate, dove abbiamo potuto trattare tutti gli argomenti relativi al trattamento del tumore mammario in tutti gli aspetti multifattoriali della malattia, oltre all'incontro con le pazienti, che praticamente ha suscitato discussioni interattive nella giornata di ieri. Il messaggio che noi portiamo è che nel percorso decisionale la scelta prescrittiva del miglior trattamento terapeutico è una scelta complessa che va posta considerando molteplici elementi, fattori prognostici, fattori predittivi, i dati della letteratura scientifica, e praticamente sono tutti quanti indicazioni delle linee guida, tossicità ed effetti collaterali attivi da tenere ben presente. L'evento, valido, è stato accreditato presso il Ministero della Salute quale corso di formazione e di aggiornamento professionale.